Nonostante si stesse lavorando ormai da oltre un anno, anche per raccogliere le macerie lasciate dallo scandalo energia, gli ultimissimi dettagli della fusione tra azienda energetica e SEL sono stati definiti solo ieri, poco prima di mezzanotte. Di stamani la firma dell'atto definitivo, a seguito del quale nasce Alperia, nuova public company da 1,5 miliardi di euro di fatturato, 225.000 clienti e 100 milioni di utile. Al 54,42% sarà controllata dalla provincia. I comuni di Bolzano e Merano avranno ciascuno il 21%, il 3,58% sarà di Selfin e quindi della gran parte dei comuni altoatesini. Oggi, alla presenza di attuali ed ex amministratori provinciali e comunali, la fusione è stata illustrata ufficialmente. Dal 1 gennaio il via all'attività, poi entro un mese tutti i 1.000 collaboratori confluiti nella Newco avranno ruoli e scrivanie definite. Sarà un affare per tutto l'Alto Adige, si è detto oggi, anche per i cittadini, i contribuenti. L'utente lo vedrà in molti fattori, molti un po' indirettamente, dal punto di vista che se i dividendi vengono pagati alla provincia e ai comuni, i comuni possono investire di più, un asilo nuovo, forse l'infrastruttura migliorata. Se ci sono 1.000 posti di lavoro che danno ulteriori incarichi, anche altre aziende possono lavorare e perciò dare da mangiare alle proprie famiglie, però si vedrà anche nelle tariffe che ogni singolo cittadino avrà. Nei prossimi mesi verrà elaborato il piano industriale che affonderà le sue radici in 400 milioni di investimenti spalmati su un arco temporale di 5 anni, specie nelle energie rinnovabili. Andranno soprattutto in questa direzione. Ovviamente una grossa parte va anche nel miglioramento delle reti per rendere sicuri e stabili le reti elettriche in Alto Adige. Una quota parte andrà negli investimenti per quanto concerne tutta la parte calore che stiamo seguendo e il resto ovviamente sono gli investimenti connessi con le concessioni con le quali poi noi dovremo onorare. Un ultimo particolare, la provincia voleva assolutamente ridurre rispetto al passato le indennità dei membri dei consigli di amministrazione e di sorveglianza, i quali ovviamente nicchiavano. Ed è stato questo l'ultimo dettaglio ad essere definito ieri a tarda sera, dopo un lungo braccio di ferro. Presidenti e vicepresidenti guadagneranno rispettivamente 70.000 e 50.000 euro lordi l'anno, ai consiglieri andranno 20.000 euro.